Buongiorno. Scusi. No! Scusi, io avrei bisogno di un modulo per la richiesta di contributi per un progetto. Posso averlo da lei? Scusi, io avrei bisogno di un modulo per una richiesta di contributi per un progetto. Posso chiedere a lei? Scusi? Pianeta Terra chiama impiegata scorbutica. Pianeta Terra chiama impiegata scorbutica. Vabbè, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di un modulo per una richiesta di contributi per un progetto. Posso chiedere a voi? Contributi. Noi diamo contributi. Contributi. E vabbè, intanto ci dica di questo suo progetto. Allora, con una mia amica abbiamo in mente di aprire questo atelier di vestiti in cui cuciremo le nostre creazioni e abbiamo già quindi la macchina da cucire, abbiamo già le stoffe, il posto dove svolgere questa attività, certo. Però avremo bisogno di un po' di contributi insomma, certo. per mettere a posto tutto, insomma. E quindi mi sono rivolta a voi che siete l'ufficio contributi per chiedere il modulo per la richiesta di contributi. Posso chiedere a voi? No. No. E guardi, devo andare là in fondo all'ufficio della Ciurletti. Ciurletti. Proprio dalla Ciurletti? Sì, dalla Ciurletti. Ciurletti. E poi vado dalla Ciurletti. Ciurletti. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Lei mente, come sempre per il resto. Ma senta, le ho detto solo buongiorno. Lei ha detto buongiorno. Quando qualcuno viene qui è perché gli serve qualcosa, quindi se le serve qualcosa non può essere un buongiorno. Quindi lei mente e non mi piacciono i bugiardi. Ok, vabbè, io effettivamente sono venuta a chiederle il modulo di richiesta per i contributi per un progetto. E voi li avete, vero? No. Come no? Questo è l'ufficio contributi, cioè le sue colleghe mi hanno detto di rivolgermi a lei per il... per avere questo modulo di richiesta dei contributi. Capisco. Oh, bene. Lei mente un'altra volta. Perché? Perché ha detto bene e le ho già detto che non può essere una buona giornata per lei. Va bene, ok, senta, io ho bisogno di questo modulo di una richiesta di contributi, la prego, mi dia questo foglio di carta, che cosa le costa? Piano terra, terza porta a sinistra. Sì, trovo l'ufficio dove danno i moduli. Piano terra, terza porta a sinistra. Mi porta dal suo capo? Piano terra, terza porta a sinistra. E se cercassi il mio gelataio di fiducia? Piano terra, terza porta a sinistra. E se cercassi l'uomo della mia vita? Piano terra, terza porta a sinistra. E se cercassi il commissario Pestalozzi? Piano terra, terza porta a sinistra. E sto cazzo? Piano terra, terza porta a sinistra. Senta, ma me lo vuole dire cosa c'è in questa piano terra, terza porta a sinistra? L'uscita. Adesso basta. Basta. È tempo di cambiamento. Cambiamento. È tempo di fare qualcosa. Qualcosa. Compagni, la lotta si chiama. Chiama. Fare qualcosa. Qualcosa. Ma cosa vi starete chiedendo voi? Voi. E ce lo siamo chiesti anche noi. Noi. Vero Maria Sedia? Sedia. E siamo arrivati alla conclusione, compagni. Compagni. Che in questo ufficio manca qualcosa. Qualcosa. E cos'è che ci potrebbe ridare la carica? Carica. L'energia. Energia. E il buon umore. Umore. La cioccolata. 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 E in questo ufficio manca la cioccolata. Cioccolata. Nelle macchinette di questo ufficio si può trovare di tutto. Ci sono le gallette di riso, ci sono i succhi alla frutta biologici, ci sono le stecche d'incenso, ma non c'è la cioccolata. 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 Le brioche alla cioccolata sono finite e nessuno le ha ricomprate. Ma dove sono adesso i nostri sindacati? Sindacati. E i nostri capi? Capi. Cosa pensano? Pensano. Pensano che siamo delle macchine. Macchine? Ve lo dico io. Io?
No, lo dico io. Ve lo dico io, pensano che siamo dei robot. Che siamo qui solo per lavorare. Lavorare? Eh no, noi siamo delle persone. Persone? Delle persone con un ruolo. Ruolo? Ma delle persone. Persone? Per esempio, quando un'impiegata torna a casa per cena, non viene accolta con un ciao impiegata, com'è andata la tua giornata impiegata? No, non esiste. Io sono una persona e anche tu. Tu? Sì, io l'abbiamo già detto, ma anche tu. Tu? Sì, io sì. E anche tu sei una persona. E anche tu sei una persona. Una persona con un ruolo da impiegata. E anche il capo. Il capo, se io adesso me lo trovassi qui davanti, non mi sentirei obbligata a salutarlo con un buongiorno, capo. Buongiorno, capo. Ma anzi, io le direi ciao Chiara, come stai Chiara, ma soprattutto compagni, io le direi ridacci le nostre brioche al cioccolato, vero Maria? Salve capo. Buongiorno. Come le sta bene questa maglietta? Grazie. Capo, allora io vado a svolgere il lavoro. Sì, che mi subito. Ha segnato. Buona giornata. Buona giornata. Ma Maria Sedia, ma non erano finite? Cioccolata. Ruffiani, è lei che vibra? No. Cellulare. Mia figlia. Corrada, ancora, quante volte ti ho detto di non disturbarmi quando sono al lavoro? Una? No, due? Neanche. Te l'avrò detto centinaia di volte. Cosa c'è? Ti servono dei soldi? Strano. Ti ho dato la paghetta l'altro giorno. L'altro giorno. Devi andare al cinema. Li hai già finiti i soldi? Dai, quanto ti servirebbe, sì? 100 euro? Sì, i popcorn, gli amichetti, sì. Dai. Senti, sai dove sono i soldi? Prenditeli. Va bene, dai, adesso non disturbarmi che sono al lavoro. Dai, dai, ciao Corrado, ciao, ciao. Oh, questi figli. Ruffiani, è lei che vibra di nuovo? Presidente, il presidente. Buongiorno, presidente. Sì, ma certo che sì. Ma certo che no. Sì, sono ovviamente d'accordo con lei. Sì, sì, sì. Ha sentito? Sì, appunto, ecco, mi chiamava per sì la conferenza del professore Spertoni. Sì, 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 sì. Sì, l'ho organizzata io, sì, domani, esatto. Lei non potrà esserci? Mi dispiace, sì, non si preoccupi. Le farò un resoconto dettagliatissimo, sì, sì, sì. È appunto per le elezioni, esatto, esatto. I sondaggi sembrano discreti, ma vedrà che dopo la conferenza voleremo in alto. Sì, 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 non si preoccupi. Va bene, ok. Va bene, deve andare, sì, sì, va bene, va bene. Mi saluti suo figlio, quello più grande, sì, va bene. Arrivederci, grazie, grazie. Ta-da! Sorpresa! Sorpresa? Sì, sorpresa. Sai che giorno è oggi? Lunedì, credo, sì, lunedì. Sì, ma cosa festeggiamo ogni 19 anni? Da 19 anni? Sant'Alfiero? No, solito mese, solito giorno. No. Il matrimonio di tua sorella! No. No. Amore, mia sorella ha 18 anni. Dottoressa, e nella sua agenda è segnato che oggi è il suo anniversario di matrimonio. 19 anni. Alfiero caro, sono 19 anni che siamo sposati. Ma come potevo dimenticarmene? Amore. Allora, io oggi ho prenotato una cena, io e te, da soli, nel miglior ristorante del quartiere. No, no, stasera no, stasera non posso. Ho promesso a nostra figlia una serata dopo il cinema, sì, io e lei, sì, no, amore, stasera. Ma io ho prenotato questa cena, no. Nostra figlia può capire. Ha preso da te, non capisce, non preoccupa, no, mi spiace, no, stasera, guarda, no, proprio no. Ma come? E con chi vado? Con la Ciurletti, no. Con la Ciurletti. Ma no, con la Ciurletti no. Sì, con la Ciurletti sì. Va bene. Rispetto. Allora passo a prenderti alle 8. Dove andiamo?
solito posto, quello che piace a me. Benissimo, a questa sera. Adesso spiegami cos'è. Un fiore? Ma, sì, ho capito, ma spiegami perché hai fatto un fiore. Ma come perché? I fiori sono così belli, sono il simbolo della pace, dell'amore, mettono tanta allegria. E la natura, e tutte queste belle cose. Guarda, Morgana, bello, eh? Apprezzo l'intenzione e tutto quello che vuoi, ma capisci che non possiamo andare a manifestare con un fiore? Perché no? Cioè, tu ti vuoi presentare domani da espertoni con un fiore? Non, che ne so, scriverli stupido, vattene a casa, deficiente. Un fiore? Mm-hmm. Ecco. Guarda, Morgana, io ti chiedo una cosa. Una piccola. Domani non ti presentare alla conferenza di espertoni con un fiore. Ok.
Buona serata a tutti. Questa sera abbiamo con noi un ospite di levatura internazionale, un uomo che ha appena ultimato la sua opera, La contemporaneità di ciò che vi accade. Ricordo che questa serata è resa possibile dalla dottoressa Chiara Chiaroni. Candidata! Che è candidata alle elezioni. Candidata! Ma bando alle ciance e lascio la parola all'amatissimo professore Espertoni. Salve, buonasera a tutti. Come ha già anticipato umilmente la dottoressa, sono qui per parlarvi e illuminarvi sulla contemporaneità di ciò che vi accade. Perché accade a voi, poveri inconsapevoli, ma non a me, che è tutto, ci capisco! Dunque, dicevo per cui... Sono qui per illuminarvi su questa complessa e quanto insidiosa tematica. Dovete sapere che noi altri siamo circondati da incompetenti e autocelebratori che a nulla ci portano. E ciò è, ahimè, contemporaneo. E vi accade perché vi lasciate lusingare dalla vuotezza delle parole. La vuotezza di sguardi affabulatori, ma che per voi, voi che credete nei millantatori, equivalgono alla più piena pienezza e ve ne nutrite! Ed è per questo che rischiamo il più grande capitombolo della storia. Noi dobbiamo dare una svolta epocale a questo mondo e a questa vita! Voi siete responsabili del disastro che interdice la corretta rotazione del nostro pianeta. Voi siete coloro che stanno rovinando persino la rivoluzione. Volete forse, ditemi, cambiare il sorgere del sole? Volete forse il giorno per la notte per il giorno? Allora, guidate piano! Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. E chi va con la zappa impara a zappare. E chi si accontenta gode zoppicando. Concludo quindi questo mio interessante, indispensabile intervento, indicandovi la giusta strada da seguire. Dovete farvi i fatti vostri e lasciare che chi ne sa, come me e pochi altri, vi guidi oltremodo nelle vie impervie della vita nella maniera più adeguata, affidandovi alla mia genialità, al mio rigore e alla mia avvenenza. Per l'appunto la prossima settimana inizierò un seminario per perseguire gli obiettivi appena citati ed essendo consapevole del numero elevato di coloro che si iscriveranno vi pregherei dopo con calma di recarvi dalla dottoressa che umilmente raccoglierà le vostre iscrizioni. Adesso, se per caso avete delle domande, userò ancora un po' del mio preziosissimo tempo per rispondervi. Sì, io avrei una domanda. Dove posso trovare il modulo per richiesta di contributi per un progetto? Piano terra, terza porta a sinistra. Io ce l'avrei una domanda intelligente, ma invece che stare qua a parlare del niente,